Siamo tornati su Radio Design, sono sempre qui, Nicola Palumbo dell'Istituto Italiano Design in vetrina rigorosamente, oggi di giorno, a volte lo facciamo anche la sera, ma siamo con un ospite che adesso si presenta, la nostra Alessandra Montagnoli, giusto, non ho sbagliato il nome. Sì, giusto, ciao a tutti. Architetto. Allora, caro architetto, raccontaci un po' chi sei intanto, presentati, perché è la prima volta ai nostri microfoni, poi ce ne saranno altre decine. Addirittura. Sì, abbiamo ingaggiato. Ciao a tutti, io sono l'architetto Alessandra Montagnoli e vengo da Assisi. Sono qui ospite, invitata dal mio collega Francesco Pecorari, che credo conoscerete. Sì, il nostro docente. Benissimo, certo. Esatto. Per quanto riguarda delle lezioni sul corso sul design per l'ospitalità. La mia esperienza mi ha portato a lavorare nel settore dell'ospitalità hotellerie e quindi abbiamo deciso di fare questo ciclo, che è già il secondo anno, con la mia collega architetto Marta Baesso, per raccontare un po' la nostra esperienza e mostrare dei progetti di ristrutturazione per quanto riguarda degli hotel internazionali. Sì, tu ci raccontavi che nella tua formazione ti sei formata a Firenze, hai detto. Io sì, ho studiato architettura a Firenze e poi sono tornata in Umbria e sono entrata a lavorare in questo studio ad Assisi, dove si occupa principalmente di hotel, di ristrutturazioni di hotel, di grandi catene alberghiere, dallo Sheraton all'Holiday Inn, Opera Palace, abbiamo fatto diversi progetti. E tramite questi seminari dove siamo stati invitate e abbiamo presentato delle due principalmente aree. La prima era la stanza proprio oggetto di studio, quindi da un mock-up a un esecutivo di una stanza di un albergo. E poi io per esempio oggi mi sono occupata delle aree pubbliche dell'albergo. Quindi da una lounge, da un ingresso, dei bagni pubblici che si trovano dalle piscine, dal lift lobby, ecco, diverse aree di questi alberghi, che poi dipende anche quante ce ne sono, perché dipende anche dalla grandezza, diciamo, dell'albergo. Cioè, adesso domanda curiosa, ma ecco la paura delle mie domande, me l'ha detto subito. No, adesso mi chiedevo qual è il processo creativo, perché alla fine voi siete ai miei occhi degli artisti sostanzialmente. Qual è il processo creativo che poi vi porta a realizzare le cose? Cioè, il cliente vi impone tantissimo la sua visione o quanto siete liberi di spaziare? Beh, delle catene alberghiere hanno proprio degli standard che vanno rispettati. Poi la parte creativa si sviluppa innanzitutto con un contatto diretto con la committenza. Sì. E il luogo in cui ci troviamo è fondamentale, perché noi abbiamo lavorato per esempio in Turchia, quindi comunque una presenza storica ottomana importante, quindi sì, ok all'innovazione, alla modernità, però nel rispetto anche della cultura del posto. E quindi sì, parte innanzitutto da una comunicazione importante con la committenza e poi si sviluppano i punti principali che uno decide con la committenza. Tu da dove trai l'ispirazione per quello che è libertà di ispirazione? Beh, dalle cose che mi piacciono, sicuramente. Tipo, raccontaci, vogliamo conoscere il personaggio. Lei è molto timida, ma io adesso la metto a suo agio e ci racconta un pochino della persona. È bello, è sempre una cosa molto soggettiva, no? Questo siamo d'accordo. Sì. Quindi, esattamente. Infatti, per alcuni quindi sono bello, tu pensa. È così soggettiva che rasenta l'impossibile. E poi per me personalmente è molto importante l'aspetto anche funzionale della cosa che vado a realizzare. Cioè, va bene la bellezza, ma deve essere anche una cosa che si può utilizzare okay. E che si può mantenere molto bene e nel tempo. E queste sono due caratteristiche fondamentali quando penso a un oggetto, a una parete attrezzata, a una stanza che viene utilizzata da un cliente. Sì, la bellezza, ma anche una cosa che rimanga nel tempo. Quindi ti guida la funzionalità? Beh, sì, abbastanza, sì, direi proprio di sì. E oggi credo che la funzionalità è anche appoggiata da
materiali innovativi, materiali che si possono utilizzare molto bene, cioè non rimaniamo sì nelle cose classiche, però posso utilizzare dei materiali che mi aiutano anche a creare sia il bello ma anche la funzione. Bene, bene. Vedi, finalmente è venuta fuori la sua indole, la sua anima. No, no, è perché mi ha detto no, non voglio, però adesso poi alla fine è venuto fuori. Cosa non va secondo te delle tendenze attuali? Cosa non ti piace? È un po' una standardizzazione di tutto, un po' tutto uguale, seguire la moda. Perché il cliente viene e dice io lo voglio come quello lì. Beh sì, oddio non proprio, però si tende a quello che uno osserva e se osserva quello che si presenta è sempre quello, tendenzialmente viene l'idea di poter tra virgolette copiare e questo magari limita un po' la fantasia, limita l'intraprendenza, limita il rischio, invece secondo me anche lo stesso committente deve rischiare. Non solo chi realizza, sì, sì. Perché poi la decisione finale spetta al committente. Adesso prendo un caso vicino a tutte le persone che è Sanremo, no? Cioè il Sanremo di quest'anno, lo so che è una cosa molto distante, però è pur sempre arte in qualche modo, quindi secondo me può funzionare. Nel senso, dopo tantissimi anni di musica standardizzata, mielosa, eccetera, oggi vengono fuori degli stili nuovi, diversi, no? Secondo te nel design, nell'interior design, siamo arrivati a un punto di volta o siamo ancora nella fase Sanremo con la musica tutta uguale, sempre che parla smielata di amore, eccetera? Oddio, è una domanda difficilissima perché Sanremo non è che ho guardato molto Sanremo, ho sentito molte polemiche, però va bene. E, si corre poco il rischio. E quindi siamo sì. Ancora negli anni 60. Sì, diciamo. E secondo me uno studio anche del passato è importante per portare innovazione. E quindi sì, riprendere anche quello che è molto lontano da noi è fondamentale, secondo me, un po' in tutte le cose. Sei tradizionalista, abbiamo. Forse sì, sto cercando di categorizzare. Se mi sta odiando. Sì, ok, va bene. Sandro Montagnoli è tradizionalista. No, sto scherzando. Ti piace lo stile un pochino più... Non c'è uno stile, nel senso, ripeto, il bello, le cose belle sono soggettive, quindi se c'è una cosa bella che, diciamo, crea una sensazione, un'emozione, quello è una cosa bella e per me è una cosa valida, quindi bene. Indistintamente. Un designer come te a casa che oggetti c'ha? Vogliamo sapere qualcosa? Beh, innanzitutto non sono un designer, sono un architetto. Architetto, anche che cose ho... In che senso? No, non vogliamo sapere così. Come hai arredato casa tua? Siamo curiosi. Come hai arredato casa? Ci sono molti libri, perché leggo molti libri e cose... No, niente di speciale, insomma. Piante, molti fiori e piante, perché sono un amante di questo, quindi ecco. Ma che c'è, nel senso, il tuo lavoro nell'ospitalità, no? Poi ti influenza poi anche nella tua casa personale o cerchi di andare... Sì, quando vado in giro e vedo un oggetto che mi piace posso pensare di acquistarlo, sì. Però ora, ultimamente non ho acquistato niente, quindi una domanda a cui non so cosa rispondere. Adesso chiederemo al nostro pubblico se facciamo una seconda puntata. No. Dove grazie, no. loro ci chiedono tu cosa hai acquistato, poi tu ce lo vieni a raccontare. Okay, quindi ricordiamo i workshop, le date. Sì, esatto, io volevo anche invitarvi. Eravamo qui per quello. Sì, ma... eravamo qui per quello. Volevo anche invitarvi a, insomma, se tutti pregati di partecipare e spargere di più possibile la voce a un workshop sull'ospitalità. Che è aperto sia a professionisti sia a studenti e chi è interessato a conoscere questo mondo. E, sì, ci saranno quattro appuntamenti. Saranno quattro appuntamenti, si svolgeranno il 15 e il 16 marzo, anzi no, sono due, scusate, il 15 e il 16 marzo. Allora il 15 marzo, che è un venerdì, sia la mattina che il pomeriggio, e invece il sabato solo la mattina. Parteciperà anche l'architetto Polloni. E in questo workshop si presenteranno quattro progetti internazionali e dei materiali per l'hotellerie.
altro non posso svelarvi. Sono i segreti industriali. Sono i segreti industriali, sono i segreti del mestiere, e quindi venite a conoscere. Alessandro l'ha detto workshop. Perché io sono un tipo curioso, quindi ho detto: guarda, non mi fare domande. Sì, esattamente. Tu sei pericolosissimo, già mi hai chiesto come ho arredato casa. Esattamente. Va bene, allora ci fermiamo, io ti ringrazio. Grazie a te. Abbiamo scoperto qualcosa, sono un architetto molto riservato. No? Abbiamo scoperto questo, però nelle prossime 100 puntate che faremo assieme parleremo più nello specifico della tua anima da artista. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Alla prossima intervista su Radio Design. Questa è stata molto folcloristica, ci è piaciuta tanto. Grazie Alessandra, alla prossima.